Terribile. Chiavi così. Tanto si gestisce da solo. In automatico. Loki, questo è un boss. Morto. Questo è Chab. Morto. Finito. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Dun98, benvenuti su The Binding of Isaac Rebirth. Siamo questo, diciamo, un secondo episodio della serie. Ho voluto fare questa run in particolar modo perché iniziando con Azazel, sarebbe il demonietto, ho avuto molta fortuna semplicemente entrando nella prima stanza. Vi faccio vedere un po' cosa è successo. Ok, andiamo su continue. Ok ragazzi, guardate, sono Azazel con l'Avogandro, non mi ricordo, con l'Avogandro Technique. Posso controllare le mie fiamme. Sarebbe che in realtà è un flusso di sangue. Vediamo un po' come ce la caviamo. Ok, è difficile, però è qualcosa di fantastico. Morto. Sono fluttuante pure, lol. È vero, sono fluttuante, mi sono scordato, posso volare sulle spine. A parte queste qua che danneggiano lo stesso. Queste qua, queste trappole. Madonna, è una cosa di morte e distruzione. Prendiamo il penny. Morte e distruzione. Ok, qua sono fluttuante, è vero, come godo, come bello, andate fluttuare. Oh, ma è meraviglioso. Bombe però non ne ho. Guarda sta calcola. Madò. Un altro sull'art così a random. Fantastico. Più il penny argentato. Sono arrivato a 24 monete. Qua i nemici. Sconfiggiamoli. Vediamo il primo boss com'è. Guido. Questo è il coso dei rani. Il padrone dei rani, insomma. Mi ha messo all'angolino ma non mi ha danneggiato. HP up, ottimo. Ok, possiamo direttamente andare nella stanza dopo. Stanza 2, questo è Cellar, la versione potenziata è difficile di coso, di basement. Stanza 2 non ci voglio andare. Sti cosi antipatici li ammazzo subito. Questa stanza qua però è particolare perché anche se ci vado sopra mi danneggia. Guardate la mappa in alto a destra, ci stanno le spine. Il simbolo delle spine vuol dire che anche se sei fluttuante vieni danneggiato. Madonna, che bellezze. Kamikaze, cattiveria. Come muoiono malissimo. Mamma mia. Guardate le cacche, mamma mia. Porca miseria. Sono invincibile. Ho messo pure difficoltà difficile. Mi serve solo una chiave. Ah, guarda qua che goduria! Mamma mia! Andiamo dal boss, va! The Hunt! Si sta avvicinando troppo quel bastardo! Sono resistenti questi, eh! Mettiamo il coso là! Guardate che meraviglia! Ah! Facilissimo! Oh, patto col demonio! Più danno e range up! Range, vabbè! No, non me lo prendo quel coso! No, no, tanto sono così forte che voglio vedere se riesco a trovare una chiave. Devo per forza provare ad andare nella stanza del dolore. Vediamo un po', perché la stanza dorata non la posso mancare, cazzo. La testa del gatto, bellissimo. Posso farmi la... i moscerini. Vabbè, abbiamo trovato la... testa del gatto, però niente chiave, ma sono contento lo stesso. Vediamo se il cuore può essere preso. Dove sta il cuore? Vedo un cuore fruttato, eccolo qua. No, ok. Purtroppo la maledizione dello sconosciuto porta anche questi danni. 26 monete e 0 chiavi, che dobbiamo fare? Terza stanza. Caves. Entriamo di nuovo nella stanza del dolore e altri moscerini. Però perdo un sull'art, peccato. Altri soldi. Mi metto in questo cerchio protettivo. Ok, ci siamo. I zombie. Ormai, muoiono tutti. Ma lì muoiono in una maniera incredibile.
Guardate qua. C'ho pure i moscerini. Che meraviglie. Sono fluttuante, madonna. Essere fluttuanti è fantastico. Oh, attenzione. Ah, sono danneggiato, cavolo. È importante non farsi danneggiare. Può essere forte quanto ti pare, però devi conservare la tua vita. Dai. Morto. Cacca d'oro. Mi servono le chiavi. Se tu mi dai monete senza niente. Un altro penny. Sto 50. 52. Mamma mia, meraviglia. Come muoiono questi? Come muoiono? Porca troia. Sto a 3 cuori. Non posso perdere. Non si può proprio. È inammissibile. Inammissibile proprio. Siamo qui, là c'è un cuore. Ok. Dammi una chiave. Almeno una. Che cavolo? Non so cosa sia. È un oggetto passivo, sicuramente. Sono pure volante. Oh, grazie. Non so. Apro sta stanza qua perché può essere che posso prendere un'altra chiave. No. Vabbè, fa niente. Però ci sta il... lui soprattutto. Questo. Ah, la cosa delle pillole della mamma. È cosa brutta. Eta Emesis. Tears Up. Questa è un'altra Eta Emesis. Questa non la voglio usare perché è antipatica. Non la uso. E do i miei soldi di dono. Perché più dai soldi, più il negozio diventa potente. Ti fa droppa più. Ti dà più roba. Ok, però voglio restare almeno con 15. Ok. Per le prossime cose. Mi prendo sta carta qua. Quella pillola è antipatica. Ok, purtroppo. Dobbiamo prendere un'altra chiave. Io pensavo che in negozio ci fossero chiavi acquistabili. Ok, abbiamo altri moscerini. Vabbè, questi moscerini li conservo tutti quanti per il boss. Headless Horseman. Che palle, lo odio. Anche se è completamente apperso, cioè, così. Fatto quel coso. Con quel coso brutto. Questo è flight più dash. Già volo, quindi non mi serve. Preferisco lui, il gatto. Cos'è? Mi è giunta una voce. Che se... allora, prima prendo questo. Cos'è? Homing shots. Più danno. Ok. Se metto una bomba nell'angelo si trasforma e diventa cattivo, qualcosa del genere. No, era una voce sbagliata. Sì, però ho ottenuto 2 sull'art. Era una voce sbagliata, mi pare. Sti cazzi. Ho 7 cuori. Ah, ho anche un altro slot di cuori, non me ne sono accorto. Cerchiamo di prendere le chiavi, ragazzi. Cerchiamo proprio disperatamente. Perché quella stanza non può rimanere chiusa. Che cazzo? Oddio, avete visto che ha combinato sto coso? Andava a colpire i nemici da solo. Guardate. Guardate. Oddio, si piega! Si piega! Yeah, che figata! È qualcosa di assurdo. Sono così forte che i moscerini non hanno neanche il tempo di andarsi a schiantare contro i nemici. Guarda, guardate! Una chiave! Che... Raga, staran qualcosa di spettacolare. Perciò ho voluto continuare. Perciò voglio condividerla con voi. Vediamo cosa troviamo. Dead Long Lay... No. Fa spawnare dei ragni amici, ma non mi serve. Preferisco avere Guppy Sad. Quando hai più parti del gatto, diventi il gatto stesso. E diventi fluttuante. Però, visto che sono già Azazel, sono già fluttuante. Non mi servirebbe molto. Andiamo con il sistema solare. Cacchio, sto a prendere il pony. Ok. Andiamo col sistema solare. Ok. Catacombe. Le zanzare. Madonna. Guardate, altri moscerini. Scusate i miei acuti, però. Qualcosa di fantastico. Yeah, madonna, guardate altri moscerini. Guarda! Guardate!
Sono altri moscerini. Sono Dio. È finito il gioco. È finito. Sono una macchina di morte e distruzione. È finito. Mo vado al boss direttamente. The Hollow. È finito il gioco. È finito. The Belt. Speed up. Io potrei anche andare nell'altra stanza senza prendere il senza provare a... Vabbè, va, continuo. Tanto. Ho homing shots. Qualcosa è una... Madonna, oppure la protezione. Altri moscerini. Lo adoro la testa del gatto. Ragazzi, commentate voi. Ho due cerchi di roba che mi si... È una cosa incredibile. Questa stanza è dove devo fare attenzione. Cerchiamo di trovare cose. Chiavi. Pazzesco, aggiungiamo altri moscerini. Neanche i ragni che avevo prima si sono... Eta Emesis, no, non lo uso. Altri moscerini. Ok, sono in attenzione. Nella stanza dove non ci voglio entrare perché mi sta antipatica. Oppure troppa roba buona, ma mi sta molto antipatica. Altri ragni. Flatworm. No, non mi piace più di tanto. Preferisco che mi sto fiammifero. Porca troia. Mi sono costretto a entrare qua dentro. Vabbè. Per vedere ci stanno le chiavi. La coda del gatto! Fantastico. Se pigli un'altra parte del gatto, divento il gatto. Vabbè. Ragazzi, avete visto? Non ho abbastanza chiavi. E quindi fa niente, me ne vado così. Posso usare una bomba, però non so se quella porta si spacca, perché di solito lo vogliono due. Quindi mi conservo sta bella bomba, e può capitare che mi serve. Ok, andiamo qua dentro. Ah, abbiamo beccato la stanza cattiva, Necropolis. Necropolis è una versione potenziata delle caverne. Caves. Ormai. Chiave, bellissima chiave, meravigliosa. Ho i moscerini incredibili. E li ho pure usati, mi vergogno. Mi ero scordato. Stanza del duello. Chiavi. No, li odio questi nemici. Peccato che sono morto. La mamma, via 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 via. Fuggi. Fuggi bimbo, fuggi la mamma. Cattivissima. Proprio cattiva. Ci stanno a sbattere. Ok. È stato bellissimo. Vabbè, a sto punto ci vuole una bomba. Questi... No, che stupido. Vabbè, sull'alto. Però devo fare attenzione. Ok. Cos'è? Random. Sul converter. Challenge 8. Allora, è una parte del gatto comunque. Però preferisco avere la testa. In pratica, ragazzi, vi spiego. Posso dare via i miei due cuori normali rossi per avere i slot, per avere tre cuori di anima. Però non me la sento proprio. Quindi mi tengo sta bella testa del gattolino qua. Andiamo a sinistra. Sono un po' cattivi quei cosi. Morte e distruzione, ragazzi. Morte e distruzione. Questo era un boss. Era. Andiamo qui. Non mi sono neanche accorto di chi ci fosse. Cosa è successo? Quando... Questo gioco è davvero molto bastardo, ma quando ci sono le combinazioni così strane, non so cosa sia. Attacco potenziale. Vediamo le statistiche. Attacco molto alto. Ho range bassissimo. Velocità bassissima. Fortuna 1. Però sono veloce. Sono molto veloce. Vediamo un po' la stanza. Andiamo a sinistra. Ok, altri moscerini. I moscerini sono fantastici. No, i ciccioni. Li odio. Peccato che sono morti. Ciccioni senza occhi saltano e fanno tutte cose. Raga, è proprio fantastica questa run. Senza difficoltà. Cazzo. Ok. Il bello in questo gioco è che le bombe le puoi buttare anche nel vuoto. Questi fuochi qua, quando li fai esplodere, dovrebbero dare... Eccolo. Sull'arte meraviglioso.
La chiave la uso. Altro sull'art. A 15 non so cosa prendo. Generatore di pillole. Nah. Vediamo un po'. Ho paura delle pillole. Fa niente, sto bene così. Guppy's head. Abbiamo con 5 euro più a batte 5 euro, ma vabbè. 1 e 2 e doniamo. Ok, si è distrutto. Possiamo andare. Che meraviglia, proprio fantastica. Il boss. Vediamo un po'. Mai visti sti cosi. Mai visti. Range up. Ma sì, vedo una roccia particolare, facciamola esplodere, cioè una X sopra. Non posso farla, non posso, vabbè, non ho chiavi. E andiamo qui, in questa stanza, povero Isaac, guardate che sta succedendo. Depths, nei sotterranei. Bello, siamo pure fluttuanti. Vediamo un po', ci esce... Altre bombe, siamo fortunatissimi. Siamo qua. Pure un cuore normale, giustamente, non ci bastava. Altra gente qui. Chiave, vai così. Perfetto. Posso anche starmi fermo. No! Ok, non si sono neanche attivati. Fuoco. Penny potente. 10 monete con un solo penny. Che cattiveria. Pure una bomba. Altre cose, altre mosche. Questi sono mini boss in teoria. In teoria. Ormai. Sta andando da sola qualcosa. In realtà la controllo io. Ok, stanza dorata. Tiny Planet. Il Tiny Planet sarebbe in condizioni normali farebbe orbitare le tue lacrime intorno. Solo che mo ho già l'Avogadro's Technique, quindi non so se si chiama l'avocado o qualcosa del genere. Vediamo un po'. Andiamo verso destra. Abbiamo una marea di mini boss che soffrono molto. Soffrono parecchio. Andiamo qui, niente. Andiamo più avanti. Ci divertiamo in pratica, altre mosche. Ci divertiamo. I fantasmi, li odio. Avete visto? Sono pure abbastanza... Che cattiveria sti ragnetti qua. Ormai non me ne accorgo più. Andiamo a sconfiggere il boss. La mamma! Ah! Guardala, guarda come subisce! Madonna! Pazzesco! Andiamo a sconfiggere Satana, va! Andiamo da Satana, che è almeno più cattivo, va. Prima abbiamoci la roba. Ah, ma non è Satana questo. Via, 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 via. Troll bomb. Sempre presente. No. Ok, guardate i cuori. Andiamo nell'utero. No, la challenge dei boss. Non ci sono andato. Che peccato, potevo fare la challenge dei boss. Sono stato troppo impulsivo. Peccato. Potevo pure vincerla. Vabbè, fa niente. Perché si era sguarrato proprio. Che peccato, doveva essere meno impulsivo. Questo in teoria qualcosa di terribile. Chiavi così. Tanto si gestisce da solo. In automatico. Loki, questo è un boss. Morto. Questo è Chubb. Morto. Finito. Uno ha aperto la chest. Che deficiente. Troll bomb. Ok, 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 andiamo giù. Chissà quali altri nemici ci stanno. Ok, li ho uccisi. Qualunque si fossero. Questo è un boss. Un boss, boh, mi ricordo. Tanto. Che me ne faccio? Ancora. Altre pillole.
Allora ragazzi, a sto punto faccio entrare un amico che ho qui al mio fianco, che ho tantissimi sull'art, lo faccio entrare. Ok, vai, entra amico mio. Premi. Grazie, già mi hai fatto esplodere una bomba. Mi hai fatto esplodere una bomba, che bello amico. Ti sei fottuto tutti sti sulla. Mi hai fatto esplodere pure una bomba, Nico Mortacci. Si chiama Nicola comunque. Tears up, di nuovo. Devo fare attenzione però, ho perso tutti sti sull'art. Oh, mi sono fatto danni già. Attenzione. Non posso rischiare, che tra poco si arriva a Satana. Ecco il famiglio, mio amico. Ma non posso sparare, eh? Tu! No, a me mi gravita, sono intorno quella pallina e basta. Ah, meglio ancora. Schiva soltanto i colpi. Ok. C'hai dai, dai, cibo. Voglio andare al boss, mi sono rotto le palle. Pure la chiave. Pure. Apriamo, spiega, vediamo un che, po'. Spiega che il famiglio non può. Cioè il, il famiglio è fluttuante, se no non può prendere nessun pick up, nessun oggetto. Andiamo qui. Muoiono atrocemente. Stanza del dolore, non ci voglio entrare, ho paura, basta, sono scocciato. Questa è Dingle, cattiva. Ti stava pure cercando di colpire. Altra chiave. È che non posso raccogliere però. Vabbè, a sto punto per mezzo sull'arte ci va. Facciamo esplodere la. Scoppa, scappa. Sì, sì, sì. Madonna. Due sull'arte, guarda la vaga abbondanza, guarda. Quanta roba è uscita! Io non ci posso Madonna. Credere. Fortuna, quanto sta fortuna? Uno. Il valore più basso. Mamma, sera di più. Ah, perso pure uno però uscendo, non mezzo. Oh, basta, dai. C'è pure una mosca, Nico. Sì, ho visto. Ah, no, io comando questa pallina, cioè io... Ho scoperto che prendete questa pallina, io se premo... La comandi o no? La pillola non voglio via. The Full. Sì, sì, la comando io. Daddy Long Legs, un boss abbastanza particolare. Era un boss abbastanza particolare. No, non c'è il patto con Satana, che palle. Ah no, il patto con Satana viene dopo il patto con Satana. Se riusciamo, se la mamma non è abbastanza. Oh, andiamo in arcade. No. Non mi. Io. No, vabbè, non mi va di giocare col bagger, lo faccio poi esplode. Pure. Faccio esplode tutto quanto. Sono un distruttore. Monete. No, sei ricco di bombe, non sei un distruttore. Infatti. Ho pure due chiavi, quindi... Tre chiavi. Tre chiavi, ecco. No, i miei moscerini sono troppo pochi. Di più. Quei nemici là in teoria sono cattivissimi, ma essendo io Gesù... Bambino anche. Gesù bambino. Altri moscerini. Ok, prendiamo quest'altra roba. La mamma, scappa, Nico, scappa. È poco cattiva. E scappa ancora, non ci ha aperto le porte, è ancora presente. Ecco, l'ho visto. Nico. Non ho perso ancora niente. Attenzione. Non ho perso ancora niente. Oh. Scopolalo. Non posso morire. Ti si fa panneggiare, merda. Sono morti. Oh, via. Un'altra chiave. Mezzo cuore non serve a niente. Intanto faccio volare il mio cerchio volante di. Distruzione di massa. Ma dai, quello è morto con più tempo. Ragazzi, siamo al boss in teoria finale. Il cuore della mamma. Gli occhi, che cattivi. Gli occhi sono proprio cattivi. Erano cattivi. Oh, morto. No, sei morto, che peccato. Dai, dammi Satana. L'angelo. No, posso sconfiggere Gesù. Sconfiggiamo Gesù, ragazzi. Prima prendiamo uno. Due. Poi fa esplodere pure sto... Pure Gesù? No, poverino. Oddio. Andiamo nella cattedrale. Livello difficilissimo. Guarda, no, dai, poverino. Povero Azazel. Hai sbloccato bimbo e roba XD. Uno, cattedrale. Uno. Che bella.
Ogni stanza è un boss in pratica. Ok, tocca prendere, eccola. Epic run per Doom. Un altro boss ancora più. È lo stesso in versione potenziata. Che cattiveria. Ste zanza. Proprio cattivo. Oh, Doom è in mostro forma 2, oggi. Mostro 2, proprio cattivissimo. Doom è in forma, oggi è Doom. Insomma. È sto cerchio qua che mi sta a fa. Che è stato un miracolo. Vabbè, c'è comunque 10 cuori. No, in realtà non andiamo a sconfiggere Gesù. Vabbè, lo vedrete, insomma. Che non me lo ricordo neanche io. Una sola volta mi è capitato di entrare nella cattedrale. Oh. Cioè, abbiamo. Qui sono 3 boss in teoria. Vabbè. Erano 3 boss. Sentite tutto il rumore della cattedrale. Pillola che non voglio usare perché mi rompo. Oddio, sti vermetti. Li odio. Challenge del boss. Ma sì, usiamo la nostra chiave. Per mezzo cuore. Guarda come muore Chubb. Facciamo la nostra cosa. Doppio mostro, dai, che belli tutti e due, poverini. Mi fanno pena. Uff. Che meraviglia. Cerca di prendere il più mascherini possibile per arrivare al boss, eh. Un'altra chiave. Questo è Daddy Long Legs. Morto. Sull'art 11. A cavolo. Questo è Whip War, mi fa qualcosa di strano. Ok ragazzi, è il boss. Chi ci sarà? Isaac! Contro me stesso! Poverino! Sta subendo. Oh! Cattivo! Si è incazzato! Ai. Non mi ha preso! Oh, Isaac si è arrabbiato, Isaac si è. Continua a danneggiare. No, mi ha preso. Dai. Oh, Morto Isaac, però c'è il tesoro. No, lo piglio dopo il tesoro. Troppo facile. Voglio esplorare tutte le stanze. Magari sta qualcosa di più divertente. E alla fine muoio. No. Scherzo. Tutto può darsi, però. Due Loki. Ah, così, oh. A caso, diciamo. Per divertirsi. Un altro mostro secondo. Aia. Mi ha danneggiato. Occhio, Edum, occhio. No, non posso perdere proprio da stupido così, eh. Assolutamente. Sei capace. No. Doppio Loki di nuovo. Ancora? Tanto si inclina pure il cerchio. Scusate questo verso culturale, po' da suino, eh. Entriamo qua dentro. Stanza del dolore. Doppia troll bomb più sull'art. Due pure. No, abbiamo finito. Già è finito. Vediamo se c'è una stanza segreta. No, che peccato. Facciamo scoppiare un po' di bombe. Una moneta, sì. Vabbè ragazzi, terminiamo questa bella run, dai. Non sia mai. Vai a prendere il. A questo punto uso la pillola. Ecco. Meno male che non l'ho usata prima. Vai a prendere il super premio. Prendiamo il super premio. Siete pronti? Via! Questo è Isaac, legge un libro. Diventa nero. Racism intensifies. Razzista! Non so cosa sia successo. Titoli di coda. Niente ragazzi. Scusate. Il pezzo del puzzle sta crescendo. E quando sarà completo non so cosa succede. Non so. Ragazzi, questa era una run di Binding of Isaac. Commentate se volete altri video di Binding of Isaac. E spero mi abbiate seguito fin qui. Grazie mille per avermi seguito. Se mi hai seguito e ci vediamo al prossimo video.